Ale, non hai capito che questi ci stanno prendendo per il culo. Ma non ti preoccupare, stai tranquillo, lo teniamo per il collo. È out of business, hai capito? È fuori, deve vendere tutto, dal bancone alla cucina. Rilassati, vedi che sta birrata e stai tranquillo, mamma mia. Questo qua, se scopasse come scopo io, dormirebbe come un bambino. Tu scopi tanto e basta, guarda che bisogna saperlo anche fare bene. Sì, ma quante persone ti servono per aprire quel tipo di locale? Ma credo che tre possano bastare. Ma che tre? Te ne bastano due. Ti ho detto che il locale è a posto, di un amico di Lario. Porti due dei tuoi ragazzi, qualche bella ragazzina, per fare le pulizie, e il gioco è fatto. Cioè, dai, ordiniamo qualcosa, siamo qua. Cameraros, grandissimo. Allora, ci fai quattro piatti del giorno. Oh, mi raccomando, perché mi ha detto che lo chef qua è il genio della pasta, non farmi far figure, mi raccomando. Grazie. Oh raga, abbiamo... Mi dicevi due ragazzi? Beh dai, ti mando due dal cantiere lì di fianco, se non ti dà fastidio questo rumore. Basta che lavorino. Poi onestamente dentro lì da rubare non c'è niente. Quattro casse di birra scaduta, due posaceneri rotti, roba del vecchio proprietario. Non ci credo, 100.000 euro buttati nel cesso. Ma questo ha fatto 20 anni di pizze. Perché si è messo a fare il business? Ma stai tranquillo. Cioè, ha una pizzeria, ok, ma questo qua negli anni 80 girava una Porsche. Hai capito? Se non vuole vendere la sua roba, che si fotta, che te ne frega. A proposito, ma è Lario che l'ha fatto? Boh, sta parlando col proprietario del locale che starà vendendo la stessa cosa, chissà come. Mi hanno detto che qui a gestire sono... Ma tipo una di quelle cose che uso anch'io per risparmiare, sai, le pulizie, che mi costano meno. Perché ci mettono un paio di extra comunitari. E io ci recupero il 20% netto. Sai che non pagano le tasse. Brava. Invece a me controllano tutto. Settimana scorsa ho preso una multa perché non ho assunto un... Com'è che si dice? Un handicappato. È venuto un tizio dell'ufficio del lavoro e mi ha detto che ogni 15 dipendenti devo assumere un handicappato. Ma sì, ma non rompere i coglioni, paga la multa e morta lì. Ascolta, ma sai solamente prendere uno di questi, affiancarlo? Cioè, sai il tempo che passa? E poi cosa fai? Lo metti dove? Sul tornio? 20 minuti, track, via un braccio. A lei, doppiamente, diversamente abile. A lui la coccardina e la coppa. Ma è schifo. Però basta, basta. Comunque, anch'io li vorrei vedere tra i miei. Mi hanno sempre fatto... Cioè, non schifo, è che... Mi fa male pensarci. In classe mia c'era un tipo così. Lo aiutavamo, ma poi lo vedevi che potevi fare, mica cambia qualcosa se gli dai una mano, non possono mica cambiare o migliorare. Meglio se stanno fra loro, ci sono volontari che li aiutano, loro stanno bene, infatti adesso vive in un posto così. Ma come cazzo ha fatto a farla così buona? Non capisco, cioè, pomodoro, capri, pancetta, bottarga? Credo sì. Ah, è pan grattato. È presente la pasta con le sardine? La roba di casa mia. Sei sicuro? Sì, di Palermo. Mia mamma. Pensa che quando cucina lei si ferma la casa. Non cucina sempre. Sua madre? Ma sua mamma è il boss della grafica a Milano. Cioè, secondo te io da dov'è che salto fuori così? È da lei. E tuo padre? Ma lascia stare, giocava ai cavalli. Ogni tanto vinceva, ma era più quello che perdeva. Adesso si è buttato nel mondo delle scommesse online, da quei siti lì. Grazie. Ehi, giovane, fai i complimenti al cuoco per la pasta, mi raccomando. Ehi, no, hey, ma sì, ti fanno i complimenti per la pasta. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel.